gratis. Ieri abbiamo sfogato una tragedia. Perché mi deve credere, sono brave persone, ma non stanno bene, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di cure, lasciate sole, impazziscono. Il motivo per il quale ieri è venuto con il coltello col taglierì non ci è dato sapere, perché si è svegliato così e perché le uniche persone che gli danno ascolto sono le assistenti sociali. E in quel momento avrà visto invece una nemica nell'assistente sociale. E mi dispiace per queste due ragazze, il primo giorno di lavoro all'interno del nostro bambino. Lascio immaginare il trauma per queste dottoresse, cioè l'approccio che hanno visto fisicamente nel primo giorno del loro lavoro. È stata una tragedia. Ci è andata bene che non è successo niente. Ieri, domani, io non lo so quello che potrà succedere, dottoressa. Non lo so, e lo stiamo dicendo a più ondate, lo stiamo dicendo. Il Covid ha fatto più danni che altro, anche a livello psicologico. Stiamo chiedendo un aiuto verso gli enti, anche attraverso l'ANCI, di nuove figure, di sostegno a queste persone. Adesso non ci sarà più questo reddito che, bene o male, con la cittadinanza manteneva determinate persone. Si preavvisa e si preannuncia un autunno caldo. Il soggetto è noto, è un italo tedesco che sistematicamente scappa dalla Germania, è un ex amministrato, perché anche lui ha reati che si rifanno sempre alla sfera dei tossicodipendenti e poi nel tempo, con l'assunzione di crack, ha maturato problemi psichiatrici. Allora è un essere umano, un individuo che, lasciato a se stesso, succede che salta, non capisce più niente e diventa violento. E dato che con queste persone non si può scherzare, perché non sappiamo cosa succede nella loro mente, possono succedere delle cose che poi piangiamo dopo, anche se prima abbiamo detto tutte le cose. E noi come amministrazione, ma non solo Sarno, tutti i sindaci si ritrovano a combattere quotidianamente con questi problemi, legati alla fame, legati a un posto per dormire, ma soprattutto quando ci sono questa tipologia di problemi, l'ambito della droga e psichiatrici, i servizi sociali poco possono fare, perché hanno bisogno di strutture molte volte con doppia diagnosi che possono curare casi del genere. E laddove per giunta addico che ci vuole la volontarietà da parte dell'individuo, perché non c'è un'interdizione dove in maniera coercitiva, ma non nel senso prendendolo con la forza, ma obbligandolo a fare una struttura, lui può stare, no, è in maniera volontaria. Significa un soggetto del genere che arriva il primo giorno, il secondo giorno vuole o ha bisogno di fare altre cose, tra cui quella di andarsi a drogare, se ne scappa e te lo ritrovi di nuovo sotto al comune. Ma le posso fare una lente? Io stamattina esco da Chiarucci, certo, per un altro amministrato. Sabato abbiamo avuto un problema con un altro ricoverato nell'SPDC. Tutti quelli che il giudice con l'articolo 32 manda ai sindaci, devono essere loro ad amministrare questi casi, ma non può essere così. Allora, dopo la 180 Basaglia, che forse era ignobile quello che succedeva prima, perché si accomunava di tutto e di più, gente che non aveva responsabilità, forse perché era orfano, forse perché era donna, però voglio dire, non possiamo lasciare a questi individui alla mercé di tutto e di tutti, per la loro vita e di questo livello, poco può fare, perché una mezza parola oppure dire non puoi entrare, non lo capisce. E questo soggetto, per dire, negli ultimi due mesi io gli ho fatto 5 volte la carta d'identità, si dorme per strada, gli rubano le cose, percepisce la pensione, la vuole sapere l'ultima, l'INPS non gli dà più la pensione perché non ha risposto all'email. Ma come fa un soggetto del genere a rispondere all'email? Soprattutto i genitori poi stanno in Germania, adesso l'email è arrivata al comune, che se non si presenta il giorno tal d'Italia non gli viene di data la pensione di invalidità pari al 100%. Allora può un'amministrazione supportarsi e subaccarsi di queste cose, che sono lontani da quello che per i quali sono stati votati? Questa è una cosa grave, tra l'altro un problema serio che lei sta sollevando, cioè lei dice l'INPS ha sospeso la pensione perché non risponde alla mail. È chiaro, è un soggetto del genere, può mai rispondere alle mail, dottoressa Ligia? Come fa? Ma ce l'ha l'email? Io lo vorrei far vedere a questa persona, per rendersi conto del livello di questa persona. Quando ieri è arrivato col taglierino, con il coltello, quello che sia, cioè io prontamente ho dovuto chiamare le forze dell'ordine, perché per me è un bravo ragazzo, non fa male a nessuno, ma in quel momento, cioè io ho paura per me e per gli altri, perché stando in quello stato può fare di tutto. Io l'ho mandato al CERT, perché quando è sceso un'altra volta non aveva più l'amministratore, ancora oggi non ha l'amministratore, per fargli dare
delle sostanze che, diciamocela tutta, erano dei palliativi che servivano a risparmiare il fatto che lui avesse bisogno di assumere crack. E ha preso la medicina in 2 giorni, quella che si prendono in 30 giorni. Ma io posso stare mai dietro a questo individuo a capire quello che devo, che non devo fare? Di notte, di giorno, mica sto insieme a lui. Non posso stare insieme a lui. E servono le mutandine, e compra le mutandine. Serve il pigiama, e compri il pigiama. E ha bisogno da mangiare, per l'amor di Dio. Cioè, siamo tutti figli dello stesso padre, diamo da mangiare. Ma altre tipologie di problemi, questo ragazzo. È un'amministrazione, un comune, non può gestirle. I servizi sociali fanno altro, nascono per altro, e soprattutto legalmente non possono fare delle cose che riguardano il sanitario. Però qua tutti quanti si lavano le mani. Anche il TSO, dottoressa, trattamento sanitario obbligatorio, ti dura 1 settimana, e uno sforzo per fargli fare 1 settimana, dopodiché ti dice sì, è capace di autodeterminarsi. Ma perché? Perché costringete in quel momento a fare la cura. Quando esce fuori e non sta bene, perché non sta bene, la cura non se la fa. Inizia poi... Quale dovrebbe essere la soluzione, assessore? Quale dovrebbe essere la soluzione? Una soluzione è quella di poter dare dignità a queste persone in maniera completamente diversa, mettere su delle strutture nelle quali si possono prendere cura di queste persone, poi per la vita degli altri.